Si svolge ora la cerimonia di proclamazione. Prende la parola il rettore della LUISS, professor Massimo Egidi. Joe, wait a second. Oh, okay. I have to give you. No, stay here, please. I have to give you. Okay. Wait a second. Visto l'articolo 169 del testo unico, la deliberazione del Consiglio di Facoltà, l'approvazione del Ministro per i suoi contributi sul ruolo dell'incertezza, dell'informazione asimmetrica e degli incentivi nella teoria economica, per aver contribuito a riformulare, tenendo conto di questi fenomeni, il ruolo dello Stato, l'economia pubblica e la politica economica, per aver migliorato la nostra comprensione dei contratti e del funzionamento dei mercati finanziari, in base ai poteri conferitimi dalla legge, proclamo il professor Joseph Eugene Stiglitz, dottore ad honorem in economia, e conferisco il presente diploma di laurea a tutti gli effetti di legge. In tale veste, lo invito a pronunciare la sua lectio doctoralis sul tema Lessons of the Global Crisis for Economic Theory and Policy. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Ora la parola il dottore ad honorem, professor Joseph Stiglitz, per la sua lectio magistralis dal titolo Lesson of the Global Crisis for Economic Theory and Policy. Well, thank you very much for this honor. Grazie molto per questo onore che, di cui mi avete voluto rendere oggetto. Una cerimonia come questa aiuta a celebrare la natura globale della conoscenza. Vi è una comunità globale di studiosi che cercano di capire il mondo complesso nel quale noi viviamo. Ed è un grande piacere per me ricevere questo conferimento dalla LUISS, che si vede, si percepisce e che è il pericentro del processo di internazionalizzazione dell'istruzione qui in Italia. La crisi ha testato la globalizzazione, la crisi ha anche testato tutta una serie di dottrine economiche. La globalizzazione, per esempio, è stata lodata per i vantaggi che conferisce ed effettivamente ha conferito enormi vantaggi a vari paesi del mondo, ma nel contempo la globalizzazione non solo ha permesso la diffusione di cose positive attorno al mondo, ma ha anche permesso la diffusione di problemi. Per esempio, negative procedure finanziarie negli Stati Uniti hanno creato una crisi globale. Noi tutti sappiamo che questa crisi globale ha un'etichetta made in negli USA. Gli Stati Uniti hanno esportato i propri prestiti tossici in tutto il mondo e noi in America in effetti siamo veramente nella situazione in cui sono stati comprati moltissimo, circa il 40% di tutti i mutui tossici che sono stati prodotti. La crisi economica degli Stati Uniti sarebbe stata ancora peggiore e quindi, come dicevo, noi possiamo dire grazie, voi avete comprato, diciamo, le dottrine economiche che ci hanno permesso di esportare questi e poi insieme anche ai prodotti. Ma non solo la globalizzazione è stata messa a dura prova da questa crisi, ma anche le teorie economiche che
hanno prevalso in tutto il mondo, alcune delle teorie economiche che sottostanno alla formazione dell'Unione Europea. Queste teorie economiche si sono trovate a essere, diciamo, riposte in discussione. Il 15 settembre, ovvero il giorno in cui la Lehman Brothers è fallito, crea il fondamentalismo insieme al crollo, diciamo, del muro di Berlino con il comunismo. Prima del crollo del muro di Berlino sapevamo che il comunismo aveva tutta una serie di dottrine economiche che non avevano fallito, che non hanno funzionato, e si possono capire bene i motivi per cui non potevano funzionare, ma il crollo del muro di Berlino ha effettivamente simbolizzato la fine di un'era. 15, il 15 settembre, il giorno in cui è crollata la Lehman Brothers, ha a sua volta simbolizzato la fine dell'idea che ossia tutte quelle idee che venivano prese, riferite come fondamentalismo di mercato nel mondo in via di sviluppo, venivano sviluppate come appunto un'idea di sviluppo del mercato del consenso. E poi, almeno fra i teorici dell'economia, c'erano molti punti che venivano messi in discussione, però in alcune aree della politica economica erano state accettate, imposte su paesi che erano reticenti ad accettarle queste teorie e che erano diventate la dottrina prevalente delle politiche economiche. Una delle aree che Fitoussi ha dibattuto in modo così bello nella sua Laudatio riguarda il lavoro che io ho fatto nell'economia dell'informazione. Bene, una delle idee più importanti nella storia dell'economia era quella di Adam Smith, ovvero l'idea che il perseguimento degli interessi individuali era guidato da una mano invisibile per il benessere della società. Questa era un'idea meravigliosa, se solo fosse vera, perché si diceva che per sapere che tu stavi facendo del bene alla società, l'unica cosa che dovevi fare era pensare che cosa era giusto e bene per te stesso. In altri termini, essere avido tanto quanto potevi essere. La parola più eri avido e meglio era per la società. Io credo che oggi la maggior parte delle persone non pensano che l'avidità dei bancari sia stata, o delle banche sia stato effettivamente il benessere per il mondo intero, che quindi il perseguimento di questa avidità non solo ha portato problemi in America, ma ha portato anche problemi in tutto il mondo. Quindi per i cittadini normali tutto questo sembra evidente, ma per un economista invece è un vero e proprio puzzle. Ma è un puzzle che di fatto è stato risolto dal lavoro che io feci con i miei colleghi come Bruce Gromlund della Columbia, in cui noi abbiamo dimostrato che il motivo per cui la mano invisibile molto spesso sembrava invisibile era molto semplice. Ossia non c'era proprio, e infatti i mercati non erano sempre efficienti, e nessuno che guarda quello che è successo negli ultimi anni potrebbe mai più dichiarare che i mercati sono sempre efficienti. Però se ritorniamo a alcune idee molto semplici, cerchiamo per esempio di capire l'errore di questa teoria. Effettivamente non è così complesso, però alcune di queste sono semplicemente semplici. Per esempio, una delle idee principali era la nozione che i mercati possono efficacemente trasmettere tutte le informazioni, che i prezzi riassumono tutte le informazioni che c'erano. A volte questi venivano definite come scoperta del prezzi, e
che la saggezza totale del mercato era trasmessa attraverso i prezzi. Questo era ciò che veniva definito la Fission Markets Hypothesis. Si tratta di un aspetto naturalmente particolare dell'efficienza del mercato, però uno effettivamente delle idee molto semplici che ho sviluppato con uno dei miei colleghi Andy Grossman era da molto semplice, ovvero se i mercati erano così efficienti nel trasmettere le informazioni, allora nessuno avrebbe nessun incentivo a raccogliere queste informazioni, perché qualsiasi informazione da loro pagata istantaneamente verrebbe trasmessa a tutti gli altri del mercato e poi non avresti nessun ritorno. Quindi in un mondo di mercati efficienti non ci sarebbe nessun incentivo a raccogliere informazioni e sarebbe efficiente nel trasmettere cose senza senso. Naturalmente c'era un pizzico di verità a tutto questo, però effettivamente c'erano anche delle incoerenze naturali nelle teorie di questi mercati, di questa teoria dei mercati efficienti. E il motivo per cui parlo di questo è che, proprio siccome sto parlando in un'università, è importante cercare di perseguire la logica delle varie idee e poi vedere i nessi tra queste idee e il mondo reale. E purtroppo in troppi casi nell'ambito dell'università, nel mondo accademico, non vi era il perseguimento rigoroso di idee, e nel mondo dell'elaborazione delle politiche il dibattito non era dominato da un tentativo di cercare le migliori idee, ma trovare le idee che maggiormente sostenevano degli interessi individuali e dell'ideologia di convenienza. La crisi del 2008 dovrebbe essere un'enorme opportunità di apprendimento sia per il mondo accademico che per quello esterno, per andare a riesaminare queste idee, per andare a riesaminare le fondamenta stesse, le politiche sulle quali poggiano, le politiche che si basano appunto su queste fondamenta. Allora, innanzitutto dovremmo cercare di porre in evidenza quelle che sono le deviazioni più evidenti dalla razionalità che sono uscite fuori da questi mercati. Abbiamo visto le conseguenze, però adesso vorrei brevemente dilungarmi su in particolare alcuni esempi e poi parlare anche brevemente su come questi si sono esplicati in alcune idee nell'ambito dell'elaborazione delle politiche. E poi verso la fine della mia trattazione non potrò fare a meno di resistere a commentare parte dei tumulti registrati oggi tra Grecia, Spagna e in altri paesi. Bene, se cominciamo con alcune delle manifestazioni, alcuni degli aspetti di quello che noi abbiamo visto negli ultimi anni, ciò che succedeva nel mercato era completamente non in linea con le nozioni di aspettative razionali. Ci sono così tanti esempi che è difficile dove incominciare, ma cominciamo invece con un aspetto chiave, che è il mercato del subprime, e quindi il prestito negli Stati Uniti a persone che erano relativamente indigenti. Il mercato prestava denaro, forniva questi mutui ben al di là della capacità di solvibilità di queste persone, quindi dava dei mutui al 100% del valore dell'immobile e quindi erogava questi mutui senza nessun documento collaterale, e quindi in questo caso c'era una sorpresa se questi non potevano ripagare il prestito. Bene, che
cosa succedeva? Praticamente loro dicevano che i prezzi sarebbero saliti, quindi non ti preoccupare se non riesci a ripagare il mutuo, perché comunque fra 1 o 2 anni il valore del mutuo sarà comunque talmente più elevato e tu comunque sarai una persona benestante. Quindi praticamente ci si agiva come se ci fosse un pranzo gratuito, si diceva alle persone: più prendi in prestito più sarai benestante, devi semplicemente prendere tanto in prestito e poi sarai benestante. E quindi in America, il paese più ricco del mondo, ha vissuto ben al di sopra dei propri mezzi in questo modo. Però c'erano anche altri aspetti particolari. Loro hanno promesso che il valore degli immobili sarebbe continuato ad aumentare, per molte famiglie invece il reddito continuava a scendere, e proprio solo per via dell'inflazione il reddito medio, 50% su, 50% meno, il reddito medio negli Stati Uniti nel 2008 era 4% inferiore rispetto a quello del 2000, quindi vi era una crescente diseguaglianza degli USA, così tanto che oltre la metà della popolazione vedeva un calo di anno in anno del proprio reddito. La conseguenza è che se il tuo reddito continua a scendere non sarai poi in grado di permetterti una casa mano a mano che aumenta il prezzo di questa casa, e quindi vi dovrà essere poi un limite a questa bolla. E invece tutti questi mercati così saggi non avevano capito tutto questo. E tanto per darvi un altro esempio del tipo di irrazionalità, il chairman del Federal Reserve Board aveva sollecitato le persone a ritirarsi da quei mutui a tasso variabile che dovevano appunto variare di mese in mese. Cosa ha detto? Ha detto che se loro avessero contratto un prestito usando questo mutuo a tasso variabile piuttosto che quelli a tasso fisso 10 anni prima, sarebbero trovati molto meglio. Però se noi avessimo riflettuto un po', avremmo capito perché sarebbe andato molto meglio, perché i mercati non hanno mai anticipato una riduzione del tasso di interesse all'8%, ed è stato proprio per il suo intervento nel mercato che i tassi di interesse sono scesi all'1%, che è un minimo storico, ma quando i tassi di interesse sono all'1% ci sono dei mutui variabili, in quale modo potevano evolvere poi i tassi di interesse? Non possono andare molto più in basso, e quindi avrebbe dovuto sapere che sarebbero invece saliti. E se fossero saliti, allora tutte queste persone che avevano contratto un prestito fino al massimo si sarebbero poi trovate in serie difficoltà e i mercati finanziari sarebbero crollati. Ma poi c'era anche un problema ancora più profondo. Egli ha detto che riteneva così molte altre persone credevano nei mercati efficienti. Allora, se lui credeva nei mercati efficienti, bene, non c'è nessun risparmio in media su se si ha un tasso variabile o un tasso fisso sul mutuo di media, si ha un risultato più o meno uguale. Per cui nel fare questa raccomandazione praticamente diceva sia che credeva nei mercati efficienti e anche che non credeva nei mercati efficienti. Però quello che lui non ha capito, cioè qual è il consiglio che bisogna dare alle persone, ossia la differenza è chi si deve assumere il rischio, e le persone povere che si trovano a livello più basso devono essere quelle più in grado di assumersi il rischio di una fluttuazione dei saggi di interesse. La risposta ovviamente è no. Quindi i mercati finanziari avrebbero dovuto vendere alle persone nella fascia più bassa dei prodotti che avrebbero trasferito il rischio invece a quelle che si trovavano nella fascia più alta. Quindi l'analisi elementare del rischio, che è stato ciò che i mercati finanziari asserivano di fare, avrebbe dovuto portarli a vendere soltanto dei mutui a tasso fisso, e invece dicevano ai poveri di comprare invece i mutui a tasso variabile. E questo è solo
solo uno dei tanti esempi del modo in cui vi era una incoerenza intellettuale dei fallimenti che sono stati proprio al punto centrale di quello che stava succedendo. Naturalmente non c'era soltanto un problema di coerenza intellettuale, e questo pone anche un'altra questione che noi alla Columbia University ci ha molto preoccupato e che comunque è vero anche per tutte le altre business schools, ovvero insegnare alle persone il comportamento etico. Ora, nel contesto di un mondo di Adam Smith in cui il perseguimento dell'interesse individuale porta al bene generale, non ci devi porre tutta una serie di domande sull'etica, ti devi semplicemente chiedere che cos'è che è nel tuo proprio interesse. Ma noi sappiamo che questo non corrisponde al vero, e quindi noi sappiamo che ci sono anche delle questioni etiche, e purtroppo troppe persone, soprattutto in questa era, se ne sono dimenticati. In America noi abbiamo un modo di dire, un'espressione che dice che vi è la scoperta che c'erano dei soldi alla base della piramide, ossia le persone che stavano nella fascia bassa avevano molto benessere, cioè c'erano molte persone in questa fase bassa, però a un certo punto i mercati finanziari hanno detto che questi non dovevano rimanere nella fase bassa, e hanno fatto tutto il possibile per cercare di portare i soldi dalla parte bassa verso l'alto, verso il vertice, e con la massima rapidità possibile. Quindi hanno fatto le procedure di lending predatorio, e questo è un fatto negativo. Bisognava arrestare questo fenomeno, però coloro che riuscivano a trarre denaro da questo tipo di credito predatorio hanno utilizzato tutto il loro potere politico per cercare di fermare coloro che volevano fermare questo fenomeno di credito predatorio, e quindi questo fenomeno di credito predatorio è continuato ad andare avanti, e naturalmente le istituzioni finanziarie ne traevano denaro addebitando commissioni di vario genere, di ogni tipo, e quindi quando le persone hanno cominciato a perdere le proprie case hanno anche perso tutti i loro risparmi di una vita. Ora, il problema negli Stati Uniti, e questo credo che il resto del mondo non abbia ancora veramente capito questo punto, e questo, la profondità del problema, ossia nel 2010, quest'anno, noi ci aspettiamo circa 2,5-3 milioni di americani che perderanno la loro casa, e questo è oltre anche quei 2 milioni che hanno perso la loro casa nel 2009 e altri 2 milioni che hanno perso le loro case nel 2008. Quindi noi abbiamo veramente un enorme problema sociale da dover gestire, oltre a un problema di tipo economico. Ora, per evidenziare anche un altro paio di queste incoerenze intellettuali, i mercati finanziari ritenevano che avevano trasformato il mondo. I guru finanziari dicevano che era motivo per cui si meritavano questi stipendi a triple zero. Ora sì, è vero che avevano trasformato il mondo, però purtroppo nella direzione sbagliata. E questo, la cosa interessante è che pur avendo portato avanti queste nuove innovazioni, come questi mutui al 100% in cui non c'era nessun incentivo a ripagare il debito, utilizzavano i dati dal passato per i tassi di inadempienza. E allora il punto è che se loro hanno trasformato il mondo veramente come l'hanno asserito, allora si poteva dire che questo era irrilevante, però era soltanto rilevante se non avessero trasformato il mondo, e non hanno capito che i dati che stavano utilizzando, tutti i modelli che stavano utilizzando, erano essenzialmente sbagliati. Ora, il punto essenziale era che il fenomeno della securitization, che è stato uno dei grandi fenomeni che hanno permesso così tanti mutui portarli in Europa, ha creato un nuovo problema, aveva esacerbato un nuovo problema che ha trovato, che è uno del punto centrale della mia ricerca, ossia il problema dell'informazione asimmetrica. E quindi
ciò che hanno capito i nostri mercati finanziari è che in effetti questo fenomeno di cartolarizzazione effettivamente era un fenomeno per cui si poteva trovare qualcuno che non, effettivamente non capiva cosa stava succedendo, che acquistava questi mutui negativi. In passato, se tu avevi un mutuo, te lo tenevi, e se andava a finire male tu ti assumivi le conseguenze dell'indebitamento, ma con la cartolarizzazione si crea un nuovo mutuo, non funziona bene, poi lo vende a qualcun altro che dovrà prendersene le conseguenze. Allora quello che abbiamo capito è che con la globalizzazione si era finito con aprire un mercato globale per stolti che compravano questi tipi di mutui, e così come sappiamo l'abbiamo trovato in tutto il mondo questo fenomeno. Questi sono alcuni esempi di queste incoerenze intellettuali che troviamo ovunque. Potrei parlarne per ore, potrei parlarne anche dei casi di CDS, ovvero credit default swaps, e così in tanti altri casi. Però adesso vorrei brevemente parlare di alcune delle politiche che sono state perseguite soprattutto dalle nostre autorità monetarie. C'erano effettivamente quattro punti che sottostavano al problema del Federal Reserve. Innanzitutto che le bolle non esistevano perché i mercati erano sempre efficienti, e non si possono avere le bolle. Poi in secondo luogo, anche qualora ci fossero delle bolle, non si può dire se queste esistono perché effettivamente comunque non si sono dati la pena di cercare di vedere se esistevano perché pensavano che non esistessero. E terzo punto, anche se dovessero esistere non ci si può fare niente. E poi quarto, anche se ci si può fare qualche cosa, è meglio cercare di mettere a posto il caos dopo piuttosto che andare a interferire sul mercato. Ora, nessuno oggi potrebbe essere d'accordo sulla quarta ipotesi: il costo di non fare qualcosa anticipatamente è letteralmente, nel caso degli Stati Uniti, nell'ordine di trilioni di dollari come costo. E noi dovremmo ricordarci che nessun governo, o pressoché nessun governo, ovvero comunque il governo democratico in tempi di pace, ha mai sprecato soldi nell'entità in cui i mercati finanziari americani hanno sprecato soldi. Quindi quando noi parliamo di inefficienza dei mercati, noi dovremmo, nella misura del possibile, cercare di ridurre le inefficienze dei governi, però dobbiamo anche renderci conto che i mercati non possono essere massicciamente inefficienti, a meno che non troviamo il giusto equilibrio. La perdita da tutto questo può essere veramente di una quantità veramente sorprendente. Comunque, come dicevo, è chiaro a tutti quanti oggi che le bolle effettivamente possono esistere, ma la domanda, il punto è che non si poteva dire con certezza che la bolla esisteva, però come dicevo prima c'erano sempre più dei spunti che portavano all'esistenza di una bolla, così come le proprietà immobiliari avevano raggiunto dei punti che andavano oltre la possibilità di riscatto, e poi perché tutto questo era andato finito oltre al contesto della certezza, e il ruolo di un policy maker è quello di decidere che cosa bisogna fare. Ora il problema è che c'erano degli strumenti che erano disponibili, e effettivamente il Congresso aveva dato alla Federal Reserve facoltà di poter approcciare questo problema nel 1994, ben prima che scoppiasse la crisi. Però la Federal Reserve, come le banche centrali di altri paesi, riteneva che sarebbe stato errato utilizzare questi strumenti, che avrebbero interferito con il mercato, e le conseguenze di non fare questo, come dicevo prima, sono stati invece enormi. Il problema, e questo è un punto che effettivamente è venuto più e più volte fuori, sono stati formulati dei modelli speciali in cui questi problemi non sussistono, cioè modelli che avevano delle informazioni perfette, ossia parlo di modelli che vengono utilizzati dalle banche centrali in molti paesi nel mondo, utilizzati da economisti. E ecco, quando parlo di questo mi crea un certo imbarazzo, perché chiunque sia fuori dalla confraternita economica, il modello può sembrare così difficile, così assurdo, difficile da crederci.
però questi sono i tipi di modelli, ossia tutti pensano che tutti sono identici, non perché pensano veramente che sono tutti identici, ma perché la matematica che devi fare con persone che non sono effettivamente tutte identiche sono troppo complessi, quindi utilizzano dei modelli con ci sono delle informazioni perfette, non perché non ci siano delle informazioni perfette, sono perfettamente che possono non esserci, ma non hanno gli strumenti per poter gestire questo. Quindi che cosa hanno fatto? C'è una battuta su questi economisti, dicono praticamente c'è qualcuno che ha perso un centesimo e che lo va a cercare sotto lampione per la strada, e qualcuno gli dice: ma perché stai cercando lì, hai perso qui il tuo centesimo? No, però è l'unico luogo dove c'è una fonte di luce. E questo, ecco, noi abbiamo un modello, andiamo a utilizzare il modello, e anche se non ha niente a che fare con il mondo, è quello il modello che noi amiamo, e quindi è il modello che viene utilizzato, è completamente fuori sincrono con la realtà e che fornisce dei risultati che sono errati. Però la cosa interessante è che un lavoro teorico buono, empirico, era già stato fatto, che aveva fatto vedere che molte di queste dottrine erano errate. Vi ho fatto alcuni esempi già su, appunto, sulle dottrine del mercato efficienti e anche le dottrine sui sostenitori del vuole o meno, che hanno dimostrato di essersi sbagliati semplicemente a livello di aspettative. Si cambia un assunto, per esempio un assunto sulle informazioni asimmetriche, e si possono avere delle bolle, dei comportamenti nocivi e così via dicendo. Però la cosa interessante in questo contesto è che decisori politici e le dottrine elaborate hanno dimenticato effettivamente alcune delle ricerche più approfondite che venivano portate avanti nel mondo accademico. Le teorie economiche che noi abbiamo, che sono anzi teorie economiche molto semplici, ci aiutano a capire che cos'è che è andato storto. Vorrei menzionare ora tre esempi che possono veramente esserci di aiuto a illuminarci un po', a capire che se noi ci allontaniamo dai modelli complessi che ignorano la realtà, invece verso dottrine semplici che considerano la realtà, penso che riusciamo a capire meglio che cosa succede. Innanzitutto il concetto delle esternalità. Gli individui fanno delle cose che hanno un impatto sugli altri e per le quali non pagano un prezzo. Questo significa poi avere incentivi distorti. Le esternalità sono pervasive. I mercati finanziari, le azioni hanno avuto un effetto massiccio sul settore reale, sull'occupazione, sui titolari di mutui, sul mondo dei pensionati, e questo ha avuto degli effetti pervasivi. Quando ci sono esternalità, i mercati non funzionano bene. Quando Greenspan ha testimoniato innanzi al Congress facendo il suo famoso mea culpa, in cui ha detto: io pensavo che le banche sarebbero state in grado di fare un miglior lavoro gestendo il rischio rispetto a quello che non hanno fatto, si è dimenticato una cosa che era forse più importante: anche qualora avessero gestito il rischio secondo la loro propria prospettiva in modo migliore, non possono comunque, avrebbero imposto i rischi sugli altri. Questo è stato uno dei motivi per cui abbiamo la regolamentazione. Innanzitutto, sia noi abbiamo dei regolatori che non hanno capito perché noi abbiamo la regulation. E poi il secondo punto, altrettanto importante, è quello che noi chiamiamo la agency theory. Praticamente non viviamo nel capitalismo del XIX secolo, ma quello del XXI secolo. E c'è una grande differenza tra il XIX e il XXI secolo in termini di capitalismo. Quello del XIX secolo avevamo delle aziende gestite direttamente dai titolari, mentre invece quello del XXI secolo la maggior parte delle aziende sono gestite da persone che non ne sono titolari. C'è una differenza tra proprietà e controllo, e questo ha una grossa differenza, perché anche le persone che effettivamente danno denari a queste aziende lo fanno spesso a nome di fondi pensionistici di cui non hanno la titolarità. Quindi questa separazione
è fondamentale. Noi abbiamo visto molto chiaramente alcune dei grandi banche di investimenti hanno avuto un'ottima performance per i loro manager, sono andati via con un sacco di soldi, ma gli azionisti invece gli è andata malissimo. Quindi hanno praticamente servito gli interessi dei managers, ma non gli interessi del resto della società. E il terzo punto, un altro punto estremamente elementare, è che una cosa sulla quale sono d'accordo tutti gli economisti è che gli incentivi sono importanti, e la cosa interessante da dire è che le banche hanno parlato costantemente degli incentivi per i salari, però se noi andiamo a vedere nel dettaglio le strutture di incentivi predisposero incentivi per incoraggiare un atteggiamento miope e che schivava il rischio. Ora, prima della crisi io ero preoccupato, perché il manifestarsi di tutto questo non era così evidente, cioè non avevano effettivamente sapevano aver assunto questo atteggiamento miope che schivava il rischio, e però se questo fosse successo, se gli incentivi invece erano importanti, avremmo dovuto riscrivere tutti i nostri documenti. Ma effettivamente, fortunatamente o sfortunatamente, quello che noi abbiamo visto è che gli incentivi invece erano importanti, e loro hanno confermato le nostre teorie, ossia avevano degli incentivi per un atteggiamento miope che prendeva molto il rischio, e è successo quello che è successo. Una delle grandi lezioni quindi è che dobbiamo allineare il ritorno sociale con i premi privati, e questa mancanza chiaramente spiega molto di quanto è successo. Torniamo brevemente al tema della globalizzazione, che è un altro esempio delle difficoltà, dei problemi dei nostri modelli economici. Ho già detto che la globalizzazione ha portato degli enormi benefici. La maggior parte dei modelli che utilizziamo per la globalizzazione includono questi benefici. Si dice spesso che il reshoring porta dei grandissimi benefici, ma se ad esempio aveste letto il Wall Street Journal stamattina, avreste letto che il crollo in Grecia ha un effetto sul resto dell'Europa, come fosse una malattia infettiva. Ed è lo stesso vocabolario che abbiamo utilizzato nella crisi nell'Estremo Oriente del 97, abbiamo parlato di contagio. Questo dimostra che i problemi passano oltre i confini proprio grazie alla globalizzazione. Quindi la globalizzazione è un bene o un male? Cos'è che attraversa le frontiere? Le cose buone o quelle cattive? E cos'è meglio? I modelli economici del passato non incorporavano alcun tipo di problema. Per gli studenti interessati alla matematica, il problema è che la matematica usata dagli economisti chiaramente si basava soltanto sulla concavità, non includeva anche le strutture matematiche più complesse per permettere sia i vantaggi che gli svantaggi, escludevano ogni aspetto negativo a priori, e se non si permettono le cose negative, se non ci si chiede questo è un bene o un male, chiaramente il risultato sarà che è una cosa buona, ma non è stato un risultato basato sull'analisi, è basato su dei presupposti. Coloro di voi che hanno studiato l'ingegneria elettrica sapranno qual è il discorso. Ci sono dei grandi vantaggi nel creare delle grandi reti elettriche. Negli Stati Uniti abbiamo scoperto quello che succede con le reti elettriche. Un problema in un piccolo paesino può causare un blackout nell'intero paese. Ed il risultato è che ormai abbiamo imposto degli interruttori, se vogliamo, per impedire che il problema in un luogo poi si diffonda in tutto il paese. Ma questo non l'abbiamo anche ponderato in ambito della globalizzazione. Dobbiamo cercare di capire meglio i legami, gli effetti a cascata, tutti questi fenomeni che gli economisti per ora hanno sempre escluso. E allora vorrei tornare brevemente ad un tema fondamentale per il mondo accademico, ed è il tema più ampio che riguarda l'innovazione.
al cuore di una società dinamica, al cuore, al nucleo della, di un'economia dinamica, c'è proprio l'innovazione. I mercati finanziari erano orgogliosi di, del fatto che puntassero sull'innovazione, ma il fatto è che proprio perché i loro incentivi erano distorti, le innovazioni che i mercati finanziari hanno creato non erano innovazioni che hanno permesso alla nostra società di funzionare meglio. Paul Volcker, l'ex presidente della Federal Reserve, lo ha già notato, ha detto che non c'è alcuna prova che dimostri che tutte le innovazioni finanziarie abbiano poi portato maggior produttività ai settori reali dell'economia. Certo, hanno portato dei profitti temporanei al settore finanziario, ma le perdite del 2008 e del 2009 hanno cancellato i profitti che erano stati invece fatti nel 2006 e nel 2007. E la situazione è addirittura peggiore. Da presidente del Consiglio dei Consulenti Economici ho notato come i mercati finanziari resistevano a quelle innovazioni che avrebbero migliorato il funzionamento della nostra economia e del benessere dei nostri cittadini. Io ho chiesto che il governo emettesse dei bond per quanto riguarda degli indici di inflazione. All'epoca l'inflazione non era un problema, ma tra 30-40 anni, quando ci si avvicina all'età pensionistica, dopo aver comprato questi buoni, l'inflazione può esserci e quindi bisogna anche pensare ad una eventuale inflazione futura. È importante che i cittadini siano in grado di proteggersi contro l'inflazione. E non c'è alcun modo che il settore privato possa offrire una assicurazione del genere. Quindi noi abbiamo detto bene, il governo deve aiutare le persone a proteggersi contro l'inflazione emettendo questi buoni appunto contro l'inflazione. I mercati finanziari si sono opposti e mi sono chiesto perché. La risposta è semplice. Erano preoccupati che qualora le persone avessero questi buoni li avrebbero comprati e li avrebbero tenuti poi per la pensione, e se si acquista un bene e lo si tiene non c'è alcun tipo di costo di transazione, che e chiaramente questo è un male per coloro che traggono profitto dai costi di transazione. Quindi questi buoni sono poi stati emessi nonostante le resistenze del mercato finanziario e sono state un'ottima cosa dal punto di vista della protezione sociale. Altri buoni come i buoni sui mutui danesi hanno riscontrato molte resistenze. Ora, uno degli argomenti a favore di una maggiore regolamentazione dei mercati finanziari è che cambierebbero così i loro incentivi fornendone di migliori per le innovazioni realmente buone. E questo mi riporta al mondo accademico. Il mondo accademico non è sempre stato sempre così ben predisposto alle novità, alle nuove idee. Ci sono delle ortodossie secondo le quali dopo un po' delle idee si stabiliscono, e pur immaginandoci come persone sempre aperte alle novità, di fatto troppo spesso non è affatto così, e quindi l'ortodossia prevalente non è sempre stata del tutto aperta nei confronti delle sfide così come ci saremmo aspettati, e questo forse perché queste dottrine così particolari, strane, sono state così importanti per così tanto tempo. Deve esserci un luogo di battaglia delle idee ed è questo che sono chiamate a fare le università, ma spesso anche il mercato delle idee non funziona, così come non funziona il mercato dei beni. Ed una delle sfide che dobbiamo affrontare è appunto cercare di rendere questo mercato delle idee migliore, farlo funzionare meglio. Dobbiamo capire la globalizzazione, appunto il fatto che la globalizzazione porti le idee al mercato globale delle idee, per impedire che ci si limiti eccessivamente. Vorrei concludere con un paio di cenni su quello che è accaduto nelle ultime due settimane qui in Europa, perché credo possa spiegare dei temi, temi che riguardano i valori e temi che riguardano l'economia.
Esiste una risposta ortodossa alla crisi che si sta verificando in Grecia, Spagna ed in altri paesi alla periferia europea. La risposta ortodossa è quella di stringere la cinghia, tagliare il bilancio, aumentare le tasse, far soffrire i cittadini ed ottenere l'approvazione dei mercati. Questa è la ricetta che è stata sperimentata innumerevoli volte ed è la ricetta che porta alla sofferenza ed al fallimento. È quello che hanno detto i mercati finanziari nell'Estremo Oriente. È un esperimento che abbiamo già fatto in Asia. E cosa è successo? I problemi sono continuati, i tassi di cambio hanno continuato a scendere, c'è stata la recessione che poi è diventata depressione. Quello che avremmo dovuto imparare è che l'economia keynesiana funziona e abbiamo visto che invertendo le lezioni abbiamo causato un vero e proprio disastro. In questa crisi una delle lezioni che possiamo trarre dal 2008 e dal 2009 è che i governi hanno risposto a questa crisi con delle ricette keynesiane, non hanno fatto quello che avevano fatto nel 97-98, hanno abbassato i tassi di interesse, hanno aumentato la spesa, ridotto le tasse e le economie hanno fatto molto meglio rispetto a quello che avrebbero fatto altrimenti. Non abbiamo avuto un'altra grande depressione, abbiamo avuto una forte recessione. L'ironia in questo caso specifico è che i mercati finanziari hanno causato la crisi. I governi europei ed americani hanno salvato i mercati finanziari, ma salvando i mercati finanziari hanno poi portato a questi grandi deficit. La faccenda curiosa è che i falchi deficit nei governi sono andati in vacanza, nel caso degli Stati Uniti sono andati in vacanza dal settembre del 2008 fino al marzo-aprile del 2009, una lunga vacanza. Fin tanto continuavano ad entrare soldi nelle banche, nessuno si è mai preoccupato del deficit. Poi, quando sono riusciti a raccimolare tutto il possibile, una volta che i cittadini si erano stancati, sono tornati dalla vacanza e hanno detto, bene, non bisogna più fare spesa di deficit. C'è stato anche un ritorno di una sorta di fascismo deficitario, ma se i mercati finanziari capissero i mercati, capirebbero che il deficit è soltanto un lato della contabilità, ci sono entrate ed uscite. Se si spende denaro in ricerca, istruzione, tecnologia, infrastrutture, c'è un aumento di beni e facendo così il bilancio migliorerà. Di fatto serve soltanto un aumento del 5-6% per avere un deficit a breve termine più alto, ma a lungo termine un debito nazionale inferiore. E mi sembra ironico che i mercati finanziari, la cui saggezza ha portato alla crisi, ora forniscano ulteriore saggezza che ci porterà ad una crisi ancora più profonda e credo si debba essere estremamente scettici nel prendere per buona questa saggezza. C'è un risentimento crescente in molti paesi europei riguardanti le politiche monetarie. Queste politiche che hanno portato alla crisi. Ma c'è ulteriore curiosità. La Banca Centrale Europea e le banche centrali di altri paesi hanno salvato le banche private. Ma non sembrano essere altrettanto entusiasti quando si tratta di aiutare i governi. Ora, perché si possono aiutare le banche private che sono state gestite male, ma non si possono aiutare i governi che devono affrontare problemi proprio a causa degli errori fatti dal mercato finanziario? Alcuni paesi come la Spagna avevano un surplus prima della crisi ed hanno seguito le regole. Bene, i tagli funzioneranno?
Non credo. Una delle lezioni che avremmo dovuto imparare dalla crisi è che i mercati non sono razionali. Una delle cose che abbiamo notato nelle crisi precedenti è che sono attacchi speculativi che non rispondono alle cosiddette riduzioni di deficit. La causa della recessione, la causa di conflitto sociale non ridaranno fiducia al mercato. That we will face.